Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video vedremo come è possibile salvare le registrazioni della telecamera tappo C200 della TP-Link su un DVR. Nella descrizione vi lascio il link al video di questa telecamera in cui vi mostro come fare la prima configurazione. Il DVR che utilizzerò è un iVision serie DS7002. Questo DVR ha solo 4 canali analogici, ma può gestire anche una telecamera IP che si trova nella sua stessa rete locale. Non è necessario che la telecamera sia collegata direttamente al DVR. L'importante è collegare l'interfaccia di rete del DVR allo switch della rete LAN. Prima di configurare la telecamera sul DVR dobbiamo sapere l'indirizzo IP della telecamera e configurare un utente che possa autenticarsi sulla telecamera stessa. Dalla home dell'applicazione tappo scegliamo il dispositivo da configurare. Con l'icona in alto a destra entriamo nelle impostazioni della telecamera e poi clicchiamo sull'anteprima della telecamera. Da qui possiamo conoscere l'indirizzo IP della telecamera. Questo indirizzo è stato fornito dal router in automatico e purtroppo non è possibile configurarlo in modo statico. Visto che dobbiamo configurare la telecamera sul DVR tramite il suo indirizzo IP, sarebbe bene che l'indirizzo non cambiasse mai, ma un indirizzo assegnato dal router in modo dinamico potrebbe cambiare. Se il vostro router lo permette, potrete configurarlo in modo che a un certo indirizzo MAC il router assegni sempre il medesimo indirizzo IP. Se non riuscite ad assegnare sempre lo stesso indirizzo e il DVR segnala la telecamera come offline, sappiate che potrebbe essere cambiato l'indirizzo IP della telecamera. Torniamo indietro di un livello per configurare l'utente. Entriamo nelle impostazioni avanzate. Nell'account telecamera possiamo scegliere un nome e una password. Io ne ho già configurato una. Ora la prima prova che possiamo fare per verificare se la telecamera supporta il protocollo ONWIF è quello di aprire il programma Device Manager ONWIF. Solitamente molte telecamere inviano sulla rete locale dei messaggi per comunicare ad altri dispositivi la loro presenza. In effetti il programma ha trovato un dispositivo ONWIF all'indirizzo 32 finale, che abbiamo visto essere l'indirizzo IP della telecamera tappo C200. Per visualizzare altre informazioni della telecamera, dobbiamo inserire il nome dell'utente e la password della telecamera nei due campi in alto e fare il login. Se l'autenticazione va a buon fine, possiamo accedere alle informazioni che la telecamera mette a disposizione con il protocollo ONWIF. Qui possiamo vedere la versione del protocollo ONWIF e la stringa utilizzata per raggiungere il dispositivo. Questa stringa la possiamo poi utilizzare in altri programmi. Cliccando su questo link possiamo anche vedere il live della telecamera. Subito sotto alla riproduzione del live ci viene mostrata anche la stringa dello streaming. Questa stringa, per esempio, la possiamo utilizzare in un programma come VLC Media Player. Se la telecamera non viene vista in automatico dal programma, potete anche inserirla manualmente. In questo caso, per esempio, ha visto in automatico il DVR. Per la telecamera basta premere il tasto Aggiungi. Questa è un'operazione facilissima perché ci viene già suggerita la stringa per la connessione. Inseriamo solo la porta che utilizza la telecamera. Ho dimenticato di modificare anche l'indirizzo IP della telecamera. Le credenziali erano già impostate. Anche nel programma iSpy possiamo aggiungere la telecamera. Quando aggiungiamo una telecamera ONWIF nella scheda ONWIF dobbiamo inserire la stessa stringa che abbiamo visto nel programma ONWIF Device Manager. Anche qua utilizzeremo le credenziali che abbiamo impostato sulla telecamera dall'applicazione Tapo. Dopo che clicchiamo su Next possiamo scegliere tra i due flussi video messi a disposizione dalla telecamera. Ci viene aperta ancora le impostazioni della telecamera. Non modifichiamo nessun parametro e chiudiamo la finestra. Come vedete riusciamo a vedere il live della telecamera anche dal programma iSpy. Ora proviamo a inserire la telecamera nel DVR iVision. In gestione telecamere clicchiamo su Aggiungi. Qui inseriamo i parametri che abbiamo utilizzato nei due programmi precedenti.
Cambiamo per un attimo pagina per aggiornare i dati. La telecamera risulta online. I parametri che abbiamo usato sono corretti. Ora possiamo impostare gli eventi, le registrazioni e le notifiche sul cellulare, come faremo per le altre telecamere che utilizzano il protocollo iVision. C'è solo un problema con l'interfaccia web: nel live non si riesce a visualizzare il flusso video di questa telecamera, per cui anche nelle impostazioni degli eventi non riusciamo a definire le zone sensibili al movimento. Ma non vi preoccupate, perché è solo un problema dell'interfaccia web. La configurazione la possiamo fare benissimo direttamente sul DVR. Come potete vedere dall'interfaccia del DVR non ha nessun problema, e l'icona rossa e nera ci dice che sta attualmente registrando sul DVR. Nel playback possiamo verificare che sul disco del DVR sono stati salvati i filmati degli eventi e della registrazione continua. Una cosa che non funziona con il protocollo UWIF è il pan e il tilt della telecamera. Infatti nella sezione PTZ, quando selezioniamo la telecamera Tappo C200, ci dice che la funzione non è supportata. Cercando nel forum della TP-Link ho scoperto che le funzioni tilt e pan tramite protocollo UWIF non sono supportate al momento. Probabilmente le inseriranno in un prossimo aggiornamento del firmware. Anche dall'app iConnect, con la connessione dati del telefono, riusciamo a vedere la telecamera UWIF. Riceviamo le notifiche di allarme e possiamo visualizzare i playback degli allarmi. Con questo video è tutto, vi saluto e vi ringrazio per la visualizzazione.